hanno fatto una cosa che non si è mai vista, con le pietre sono riusciti a fare dei sedili, una cosa bella proprio. Hanno messo dei bei sedili lì, quei tronchi lì, tutte quelle pietre, un'idea bellissima. Fare una cosa, una struttura così. Sono terminati i lavori nell'area circostante il Forte di Santa Tecla, nell'ambito del progetto europeo Periferia. La zona si arricchisce di giochi per bambini costituiti da tronchi di legno di dimensioni diverse e a diverse distanze tra loro, e da gabbioni di metallo riempiti con pietre utilizzabili come panchine, arredi di materiale naturale e difficilmente vandalizzabile. Un sistema di videosorveglianza, una bacheca informativa e la creazione di un nuovo punto per il collegamento alla rete Wi-Fi completano le opere realizzate con il progetto, che ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni. La bacheca, che è stata fissa da poco, permette di illustrare il progetto che è stato realizzato. Si possono leggere delle informazioni, ma è anche possibile fruire le informazioni attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Infatti si trovano sempre disegnati dei QR code, una tecnologia che permette di contenere delle informazioni che possono essere lette attraverso uno smartphone o un cellulare. Quindi, inquadrando il QR code con la fotocamera, immediatamente si accede al sito internet che contiene le informazioni di cui abbiamo bisogno. In particolare, il QR code che permette di accedere all'area Wi-Fi gratuita del Comune di Genova, il sito del turismo che contiene le diverse informazioni sui forti, sui collegamenti, informazioni storiche, il QR code dell'applicazione della protezione civile Io Non Rischio, con tutte le norme di prevenzione degli incendi, evacuazione, e infine il QR code per accedere al sito del municipio Bassa Valvisagno per reperire delle notizie in merito all'area e tutta la zona circostante. Che è una cosa meravigliosa. Hanno fatto le cose per benino e noi siamo contenti. Così la sfruttiamo.